È un momento di mobilitazione delle forze sociali, del sindacato, la CGIL ha preso questa iniziativa, ma ci sono presenti anche i rappresentanti delle altre sigle sindacali e delle istituzioni locali. È una fase questa di grandissima difficoltà per il territorio, a partire da alcune situazioni che mettono a repentaglio livelli occupazionali che sembravano ormai consolidati e garantiti. Le vicende di questi ultimi giorni dell'impresa privata la dicono lunga su una volontà dei datori di lavoro che dalla sera alla mattina licenziano o preannunciano un licenziamento alle maestranze senza alcuna minima motivazione, il che naturalmente richiede un impegno anche delle istituzioni locali. Io ho preso atto con piacere che sia il Comune di Salerno che la provincia sono in prima linea in questo senso per interloquire con la proprietà e cercare di dare anche una spiegazione plausibile e naturalmente indurre la proprietà a ritornare sui propri passi. Ma c'è un momento di mobilitazione anche relativo alle questioni del territorio, alle questioni dell'equilibrio idrogeologico, ai dissesti, alle frane numerose che per effetto del maltempo delle ultime settimane si sono moltiplicate, impedendo di fatto la viabilità, ma postulando anche interventi di risanamento efficaci, effettivi e oltretutto tempestivi, proprio per garantire il massimo della mobilità ai residenti e ridurre il loro disagio. Ci sono intere comunità locali che in parti del territorio provinciale, anche cospicue, sono costrette per uscire di casa e andare al lavoro e per rientrare dal lavoro a casa a compiere giri enormi che quadruplicano, quintuplicano i tempi di percorrenza. Questo naturalmente si riflette sull'economia familiare che già è duramente minata dalla crisi economico-finanziaria che non tarda a passare, si riflette anche su un problema complessivo di sicurezza dei territori e dell'abitato e quindi naturalmente di pubblica incolumità. Questo tema del dissesto idrogeologico attende una risposta da troppo tempo. Da parlamentare nella scorsa legislatura, nel 2011, in Senato io ho presentato un disegno di legge sul dissesto idrogeologico che ha cominciato il suo iter parlamentare con una serie di audizioni, poi per l'emergenza politica di fine anno 2012 si è arenato. Ho fatto in modo che venisse ripreso da un collega che lo ha su mia richiesta riproposto. È una risposta, una delle tante risposte, ma la risposta che va data in un momento nel quale il paese intero è travolto dal maltempo, dalle frane, dalle inondazioni, dalle distruzioni che ci sono state e anche addolorato per le morti che si sono prodotte in questi ultimi giorni, episodi gravissimi. Ecco, tutto questo esige una risposta tempestiva da parte del governo con stanziamenti cospicui. Ci si rende conto della difficoltà economico-finanziaria, ma la soluzione di questi problemi non può tardare. Ed anche la situazione della provincia di Salerno non è meno grave rispetto ai problemi della viabilità gravemente compromessi in questi giorni, che originano da una incuria del territorio, da una serie di questioni relative a un dissesto idrogeologico diffuso sull'intero territorio provinciale. E tutto questo naturalmente esige una risposta anche in termini di risorse finanziarie da impegnare con grande tempestività e quindi quella risposta non può che venire da tutti i livelli istituzionali competenti in materia, la provincia innanzitutto per quello che riguarda la viabilità provinciale, la regione, il governo centrale. Sinistra Ecologia e Libertà non poteva mancare stamani a questa manifestazione in quanto sono problematiche che noi da tempo denunciamo, quelle legate al trasporto pubblico, una mobilità alternativa e soprattutto al dissesto idrogeologico. L'incuria della manutenzione del territorio nel tempo ha portato a questi risultati. Credo che sia arrivato il momento di rimboccarsi le maniche perché sono a rischio migliaia di posti di lavoro solo se consideriamo che attualmente sia la costiera cilentana sia la costiera amalfitana sono in qualche modo tagliate fuori, difficilmente raggiungibili. Se tutto questo non viene risolto prima della prossima stagione balneare noi avremo un
un'ulteriore, come dire, accentuazione dei problemi legati alla crisi economica e alla crisi occupazionale che sta vivendo il nostro territorio. La messa in sicurezza delle strade, che è già potrebbe essere in qualche modo una risposta ad una situazione che, ripeto ancora una volta, non, anche a rischio, insomma, di fare il Paganini di turno, però stiamo collassando. Le macchine, la popolazione oramai è allo stremo rispetto a questo problema. Probabilmente è un problema che viene anche da lontano, questo sicuramente, ma che, rispetto al quale adesso bisogna dare delle risposte serie e concrete. Non è possibile che sulle strade di grande percorrenza, ovviamente mi riferisco innanzitutto, per non dire esclusivamente, alle strade provinciali, la gente è costretta a fare la gimcana. Oramai sono diventate delle mulattiere rispetto alle quali, insomma, ne va di mezzo il buon nome non solo dei nostri paesi ma della provincia di Salerno nel suo complesso intera, sia da un punto di vista del territorio, sia da un punto di vista geografico, sia da un punto di vista anche politico. Auletta è un po' diventato il simbolo del dissesto idrogeologico in tutta la provincia di Salerno. Noi siamo veramente in serie difficoltà. La 19 di Regherabbi è la vecchia autostrada, la vecchia arteria che collegava, diciamo, l'Italia con le Calabrie, è bloccata. Io sono preoccupato, sono tantissimo preoccupato, non tanto per la strada, perché quella è una preoccupazione dello Stato, è una preoccupazione dell'ANAS, ma io sono preoccupato per i miei cittadini. Io penso che nelle prossime ore dovrò fare un'ordinanza di evacuazione per i miei cittadini, perché ci sono delle case messe veramente in repentaglio, delle case che da un momento all'altro la frana può essere, le case possono essere raggiunte dalla frana. Quindi veramente la mia preoccupazione è questa, l'incolumità delle persone. Ho una cinquantina, 49 per la precisione, 49 abitanti che sono ormai restati fuori dal centro abitato. Quindi 49 persone che per andare a comprare lo zucchero devono fare 60 chilometri, 30 per andare e 30 per ritornare. Quindi devono andare a prendere l'autostrada alla Salerno a Pedina per poi andare ad arrivare a Polla e quindi raggiungere il centro abitato. Veramente siamo in pieno disagio, il centro abitato, questi cittadini sono in piena difficoltà. La mattina i miei ragazzi per raggiungere la scuola devono fare circa 60 chilometri. Veramente siamo in disagio. Il danno oltre la beffa, perché non solo tutti penalizzati i cittadini, avevate la possibilità di avere anche un momento di promozione, no? Con il passaggio del Giro d'Italia, anche quello. Ecco, il Giro d'Italia sicuramente è una questione secondaria, perché noi abbiamo anche le grotte di Pertosa Auletta. Ci tengo a sottolineare Pertosa Auletta, perché sono delle grotte in passato conosciute come grotte di Pertosa, sono dei demani del comune di Auletta, però oggi sono gestite e amministrate bene dai due comuni, nonché con quindi dalla Fondazione Vita, di cui c'è anche la partecipazione della Regione Campania e della provincia. Quindi l'handicap più importante è questo, è raggiungere una delle nostre risorse più importanti, le grotte di Pertosa Auletta, che sono sicuramente bloccate. Quindi noi abbiamo circa 100.000 turistici che ci raggiungono ogni anno e quindi siamo penalizzati, e questa è l'arteria più importante per raggiungere le grotte di Pertosa Auletta, più che il Giro d'Italia, che è anche importante, è una questione di simbolo, ma noi abbiamo l'economia che è bloccata in questo senso. E che risposte avete avuto per avere a breve un intervento, insomma, che possa quantomeno venirvi incontro, insomma, risolvere? Io non vorrei parlare di questo, perché questa è una storia antica. L'arteria che raggiunge le Calabrie è veramente un problema antico, perché già 10 anni fa fu fatta una convenzione tra l'ANAS e tutti gli enti interlocutori, quindi anche il comune di Auletta, per risolvere il problema, perché non è un problema di oggi ma un problema antico, tanto che io, appena che ho insediato come sindaco, ho fatto le mie prime attività, quelle di segnalazione,
quindi abbiamo segnalato al Genio Civile e a tutti gli enti proposti per risolvere il problema del fiume, perché quello è un doppio problema, è il fiume che rosica la terra e quindi ha messo in difficoltà quindi, quello che è successo alla frana. Ma noi già da 3 anni fa abbiamo cominciato a segnalare che c'erano i problemi anche per il chilometro 46 della 19, ma non che tutto il fiume, perché il problema non è soltanto il punto dove c'è la frana, ma bensì tutto il fiume, perché io già quando è successo i giorni del maltempo ho dovuto fare un'ordinanza di sgombro per una famiglia che era vicino al fiume. Ma quindi dopo le tante segnalazioni e quindi abbiamo visto l'inerzia degli enti proposti, abbiamo segnalato il tutto anche la Procura della Repubblica, tanto che mi sembra nel marzo 2013 abbiamo fatto una convenzione e quindi abbiamo stipulato una convenzione con l'Igiene Civile. E noi tutta la nostra parte a maggio 2013 è stata completata, però ahimè i risultati non si vedono. Speriamo, nessuno ha la bacchetta magica, assolutamente, questo sicuramente lo... Però comunque... Sono completa responsabilità e degli enti preposti come la provincia che hanno completamente abbandonato le nostre zone. Il mio comune è interessato da un movimento franoso che ha bloccato la strada provinciale e quindi la difficoltà per il comune capoluogo Ispani di collegarsi con la marina e con tutto il litorale costiero. È un bel dire che si vogliono rivitalizzare le zone interne. La verità è che si sta operando per distruggerle. I giovani vanno via e se non immaginiamo di ripristinare le arterie, cioè le vie di collegamento, tutto il resto è solo politica di bassa lega e c'è qualcuno che dovrà risponderne alle nostre collettività. L'invito alla provincia è quello di programmare in modo serio questi interventi e di evitare di gestire i bilanci come gestissero i bilanci. Siamo, quindi si fa. Ma voi siete tutti uguali.